Un nuovo percorso di collaborazione che unisca l'amministrazione comunale, le parti sociali e le forze dell'ordine nell'ottica di una responsabilità civica sempre più presente sul territorio. Questo è l'obiettivo della prima giornata sulla prevenzione e sicurezza nella lotta alla criminalità promossa dalla Confcommercio, presieduta da Carmelo Picciotto. Noi siamo convinti che soltanto in ottica di partecipazione si riesce a creare una città sostenibile, una città veramente sicura, dove per sicurezza intendiamo qualità della vita, per sicurezza intendiamo rigenerazione urbana, per sicurezza intendiamo aziende che possono con la massima disinvoltura dare i servizi che, per cui sono nate i cittadini. L'evento vede il patrocinio del Comune e la collaborazione dell'assessore alla sicurezza urbana Daphne Musolino, che parla di fase finale di patto sociale di cui parlava il celebre filosofo Rousseau. La città sicura è l'evoluzione del patto sociale, dello storico patto sociale di cui parlava Rousseau, è un modo in cui anche i corpi sociali, quindi le associazioni di categoria, si fanno carico di gestire e in qualche modo intervenire nella gestione della sicurezza urbana, attivando i propri strumenti e mettendo a disposizione quelle che sono le loro dotazioni strumentali, in questo caso anche le videocamere per fare una rete integrata di videosorveglianza. Iniziative come questa servono soprattutto a fornire ai giovani di oggi la giusta formazione in tema di legalità e criminalità, che è fatta anche e soprattutto di piccoli gesti, come ad esempio i parcheggi fantasiosi tipici della Movida. La responsabilità della formazione è sì delle istituzioni, ma anche della scuola e della famiglia. Il tema della legalità è un tema che va approfondito già nelle scuole. Diciamo che il fatto che determinate materie, come per esempio l'educazione civica, nel tempo sia stata messa da parte, non sia stata più realizzata, anche se i professori comunque insegnano i principi di educazione civica, ma non c'è più un insegnamento specifico, ha contribuito a un po' a un fenomeno di allentamento dei freni sociali, mettiamo così.